L'opera di Luigi Pirandello e di Italo Svevo segna la dissoluzione delle forme tradizionali di rappresentazione della realtà proprie del romanzo e più in generale dell'arte. Sono due autori moderni, nel senso che in essi si può ravvisare uno stacco netto rispetto alla cultura dell'Ottocento, ma con profili biografici e intellettuali molto diversi. Luigi Pirandello, originario di Agrigento, dove nasce nel 1867, è figlio di un commerciante di zolfo. Intraprende gli studi umanistici in contrasto con la volontà del padre, che lo vorrebbe a capo dell'azienda di famiglia. Finiti gli studi classici, completa la sua formazione umanistica, prima a Roma e poi a Bonn, in Germania, dove si laurea nel 1891 con una tesi di linguistica sul dialetto agrigentino. È un letterato di professione sin dagli esordi, nonostante le difficoltà economiche, il fallimento della zolfa tara e il matrimonio infelice, la moglie era affetta da delirio paranoide, egli riesce a perseguire i suoi progetti letterari anche grazie all'incarico di professore presso un istituto magistrale, incarico che poi abbandona con i primi successi in campo letterario. Scrive diversi romanzi, i più importanti dei quali aprono e chiudono la sua carriera di scrittore, Il fu Mattia Pascal, pubblicato nel 1904, e Uno, Nessuno, Centomila, uscito nel 1926. Sono tuttavia le opere teatrali a regalargli la fama internazionale, coronata dall'assegnazione del premio Nobel nel 1934. È nel teatro che l'arte di Pirandello raggiunge il suo vertice assoluto, è nel teatro che trova la massima espressione la dissoluzione della forma, dell'identità sociale, ma anche della forma stessa dell'arte, che è al centro della sua poetica. L'opera più rappresentativa sotto questo aspetto è Sei personaggi in cerca d'autore, un'opera rivoluzionaria portata in scena nel 1921. Italo Svevo è lo pseudonimo di Ettore Schmitz, nato a Trieste nel 1861. Tale pseudonimo rivela le diverse radici culturali dell'autore, quella italiana. Svevo proviene da una famiglia ebraica italiana e quella tedesca. Trieste, dove nasce e dove vive, fa parte dell'impero austro-ungarico, per cui l'autore conosce e parla anche il tedesco, oltre al dialetto triestino e all'italiano. A differenza di Luigi Pirandello, Italo Svevo non è un letterato di professione. Innanzitutto per formazione viene avviato dal padre agli studi commerciali e l'italiano è per lui una seconda lingua che apprende attraverso lo studio e la lettura, poi per necessità contingenti. L'attività letteraria, che coincide sostanzialmente con la scrittura di romanzi e di racconti, è una sorta di diletto, di attività collaterale rispetto alla professione, prima di contabile in una banca, poi di imprenditore presso la fabbrica di vernici del suocero. Se Pirandello diventa nel tempo un letterato di fama internazionale, Svevo conoscerà per gran parte della sua vita l'insuccesso in questo campo. I primi due romanzi, Una vita e Senilità, pubblicati a spese dell'autore tra il 1892 e il 1898, passano del tutto sotto silenzio, mentre è solo grazie allo scrittore irlandese James Joyce e al poeta Eugenio Montale che con il terzo romanzo, La coscienza di Zeno, del 1923, l'autore assapora il successo, ma per breve tempo. Muore infatti nel 1928 in un incidente automobilistico.